22. Bene, beh, già mi fa... Niente, ho risolto il weekend. Sapevo che accoglierti così era proprio la svolta per me. Infatti hai svoltato, Francesca. Noi vorremmo parlare di Taylor Swift per mezz'ora. Lo faremo, un pochettino lo faremo, lo faremo. Un pochino lo faremo, va perché bene. È così fantastica per te? Ma perché è una donna, una ragazza normale che ha conquistato il mondo. E quindi viva la normalità delle persone senza sovrastruttura, secondo me. Secondo me. In tempo per il Super Bowl, lo sai che adesso ne parlano tutti, no? Sì, lo so, per il suo fidanzato, vedremo cosa farà, ma tu io l'aspetto a luglio, io l'aspetto a luglio. Sì, sì, ma su questo ti voglio fare delle domande un po' più avanti, perché sì. Ho preso queste cards che non c'entrano niente con Caterina? Allora... Di chi sono le altre? Per gli ospiti che vengono dopo, vuoi dare una sbirciata? Fammi vedere, ah mi piace, sì va bene. Tieni. Possono seguirci da casa fino alla fine della puntata? Sì, meno male, farlo, l'ha detto lei, dovete ce la farlo. Possiamo fare. Ah, ma abbiamo il divanetto qui! Sì, perché dopo saranno in due, quindi li mettiamo comodi e tu invece puoi fare quello che vuoi. Non ti abbiamo copiato, lo so che lo stai pensando. No, ma che? Ma divano alto. Il tuo divano è più grande. Sì, poi basso, senza... Io mi ci sono sdraiata. Sì, me lo stavo comode, Francesca, devi ma tornare. Funziona, secondo me, come psicoterapia. Sì, non è male quella cosa. Ok, senti, Taylor Swift, fra le altre cose, dice: i giocatori giocano, gli haters odiano. Io i miei me li scrollo di dosso. Shake it off. Anche tu. Ma bisogna scrollarsi gli odiatori di tosse, cioè non puoi stare dietro a tutte le cose negative che qualcuno ti vuole dire, che ti scrive, ma questo in generale, io penso che in tutti i lavori ci sono le persone che hanno delle vite un po' più faticose e puntano per colpirti, se tu ti fai colpire fai il loro gioco, questo sembrano delle cose così semplici, ma e poi è la realtà. Quindi bisogna giocare il proprio gioco, cercare di vincere senza colpire nessuno. E tu sei una gran giocatrice, ti rivediamo da lunedì al venerdì a... La Volta Buona! Ma tu, su quel palco, ci torneresti? No, puntatore cattivo! Per il 30 volte di Caterina Balivo, ci siete? La gallina non è un animale intelligente. Libidine, doppia libidine, doppia libidine con i fiocchi. Ci siamo fatti un ballo. Vai. Finché lei non risponde, guarda. Ma io me ne basta uno, due non ce la Pronto? Faccio. Di uno scordinato, vedi papà, dovevi farmi fare danza invece che nuoto. Avrei evitato tutte queste cose. È sempre colpa dei genitori, no? Sempre. È sempre colpa dei genitori. Sì, comunque. Comunque. Tu balli benissimo. Mi balli benissimo. Sempre. Dopo c'è un documento che lascerà tutti a bocca aperta, nel caso in cui si fossero persi quei pochi, quella puntata di Boomerissima in cui... Ma sai fischiare? No, ma tu eri veramente... Ma bravo, spaziale. Fialdini, non so fischiare. Era lei, eh? Senti, c'è il tuo stile, no? È lo stile Balivo. Come lo definiresti tu? A parte che non pensavo ci fosse stile Balivo, ma io quando sono in trasmissione sono un po' così anche a casa, cioè ti dico, un po' pazzerella, un po' volubile, cerco di meravigliarmi quando le persone mi raccontano delle cose, cerco di sapere le cose giuste da sapere, ma non tutto, perché mi voglio meravigliare quando la persona mi risponde, quando ci sono delle domande anche fuori da copione, perché poi certo. Tu non sai, capito, la persona quel giorno come è predisposta, cosa ti vuole raccontare, quando la guardi negli occhi cosa ti vuole dire. L'imprevedibile. Esatto. Cioè, il gusto è quello lì, poi. Questo sì, perché poi ci sono delle persone che hanno voglia di raccontarsi, altre meno. E su quelle che non hanno voglia. Non capisco! E su quelle non che capisco. Non hanno voglia, che lì proprio lo stile Balivo cerca proprio di entrare e di colpire l'altra persona. Tu però, in questi mesi, secondo me, in base al modo in cui ti ho osservato, mi sembra che sui sentimenti
abbia fatto delle, come dire, delle concessioni, ti commuovi di più, ti emozioni di più, ti lasci portare di più. Tante volte ti ho visto scendere una lacrima. C'è un motivo. Perché dopo 2 anni e mezzo sono tornata con le interviste, avevo dimenticato di quanto per molte persone è difficile la vita. E quindi ogni volta che ho una persona di fronte che mi racconta un suo stato d'animo, quello che è successo, anche molto brutto, in quel momento io vorrei soltanto sparire, abbracciarla e aiutarla in una vita migliore. E arriva quel senso di gratitudine che ho per la mia vita che mi fa sentire così piccola. E allora a quel punto mi commuovo per dire mi spiace che ti è successo tutto questo. E noi pensiamo tutti di avere delle vite normali. Non sono normali, sono belle. E tante persone invece hanno delle vite brutte. Quando ci sono personaggi famosi molto affermati che comunque aprono quella finestra dove poi si vede un paesaggio meno felice di quello che è, ovviamente anche per un lavoro il più delle volte mostrano. Comunque ecco, può darsi che ci sia in te anche quell'effetto maternità che ti porta a essere anche più empatica, più nei panni degli altri, più nelle scarpe degli altri. Non lo so, comunque mi è piaciuto molto anche il modo in cui ti sei relazionata a Sandra Milo, che è stata l'ultima grande intervista che ha rilasciato, quindi ne rimanderei un pezzo della sua intervista per i nostri telespettatori. Sandra Milo al nostro Rita Volt. Cosa ti ha guidato nella tua vita, Sandra? C'è stato qualcosa? Intanto l'amore, no? Cioè l'amore che comprende, cioè vuol dire anche comprensione, capire i problemi degli altri, che sono anche i miei, no? E poi per esempio adesso che è scoppiata questa guerra orribile, non riesco a dormire la notte, mi immagino i bambini che piangono, il terrore, no? Perché io l'ho vissuta la guerra. Sei come una farfalla, non c'è niente da fare, Sandra. Bella, lieve, ma non leggera. Se uno per caso qualche volta si chiede ma qual è il senso della vita, perché vivo? Beh, per i figli. A me ha molto colpito il clamore della morte di Sandra Milo. Perché rispecchia un po' come il nostro paese, cioè tante persone hanno sempre visto Sandra Milo come la persona così che ci faceva un po', come quella persona che si dava troppo alla televisione, come quella, sì, musa di Fellini perché era la sua amante, cioè. E poi in realtà guardando i vari aspetti di Sandra Milo nel tempo è stata molto rivalutata, soprattutto negli ultimi anni. E a me questa cosa un po' di rabbia fa, ti dico la verità. Ma per un motivo, perché siamo sempre portati a colpire le persone, no? A togliere, a mettere sempre quella parola più cattiva. Cioè, qual era il motivo? E quindi io sono felice che Sandra poi abbia avuto tante persone, tante trasmissioni che si sono occupate di lei, che l'hanno capita. C'è un documentario bellissimo di Giorgia Wurt proprio su Rai Play, dedicato a Sandra. E quindi io di questo ne sono felice, perché secondo me non era giusto. Era una donna molto complessa, sì, ma anche allo stesso tempo, no, la sua maturità la trasmetteva con grande leggerezza. Grande Sandra. Generosa. Tu racconti, siamo partiti da un'ultima volta, quella sì, di Sandra Milo, ma tu racconti le prime volte soprattutto. Nata per ribellarsi è il tuo slogan sui social, la tua prima volta nella quale hai detto sì, qui mi ribello perché decido io.
Ma sicuramente i miei genitori a 18 anni, io volevo andare a fare l'università a Roma, diventare giornalista a Roma, frequentare quindi una la capitale. E mio padre disse, ma no, devi andare all'università a Napoli, devi dormire nel tuo letto, nella tua cameretta, e quindi a Roma non ci vai. Allora l'anno dopo ho detto, cosa faccio? Vado a Miss Italia, vinco e mi trasferisco. Ah, così proprio? Così proprio. Quindi mi sono ribellata cercando un piano B. Non ho vinto, ma poi quando sono stata chiamata per due programmi, uno si faceva a Napoli come valletta e un altro a Roma, non ci ho pensato due volte. Ho detto, ciao papà, ciao mamma. Io vado a Roma. Io vado a Roma. E infatti mia mamma diceva, vedi, dovevo mandarla a Roma, così adesso non faceva Miss Italia. E se tua figlia o tuo figlio? Dimmi. È vero, dimmi, guarda, sei già guarda, più simile a tuo papà. Dimmi, dimmi. Ecco, quale sarebbe la volta buona per loro, secondo te? Allora, sicuramente fare quello, veramente, se hanno una passione, seguirla. Però loro, a differenza mia, hanno tante possibilità in più. Possono conoscere una lingua straniera già da piccoli, vivono già in una città grande che non è un paesino, tutte e due hanno la loro cameretta. Cioè, loro nella vita hanno già avuto tanti privilegi. E non li devono sprecare. Visto che mi è diventata seria, ho deciso di spezzare la routine. La voglio far tornare sorridente, felice, dinamica, ritmica. Le prime volte... Ritmica soprattutto, ragazzi. Molto ritmica. Molto ritmica. Non ci dovrai neanche pensare un secondo, ma dovrai rispondere il più velocemente possibile alle domande che ti porranno i nostri cartoncini. Oh, che fatica. Vai con la musica, Betta. Tre motivi per amarti. Sono generosa, leale, fedele. Ma se mi tradisci... Due motivi per lasciarti. Sono gelosa e diffidente. Brava. Un motivo per averti come amica. Perché sono muta come un pesce. Sì. Nel senso che tieni segreti? Sì. Mi piace sì, questa cosa. Sì, sì. E tu ne hai tanti di segreti? Delle mie amiche tanti. Che succede? Ok, siccome lei sa essere una grande amica, è riuscita a dare il meglio di sé con un'altra grande amica e a esibirsi in un trio in prima serata su Rai 2. No, a Francesca, ma perché? Guardate che roba! No! Voglio sapere tua suocera che ha detto. No, mia suocera, guarda, lascia perdere mia suocera che tutti i giorni mi manda i suoi commenti sugli altri. Perché tu l'hai reso un mostro, mia suocera. Tu hai sempre colpa di questa trasmissione, con l'intervista, con tutto. E quindi lei da allora ha la patente della TV, capito? La vuoi vedere ora tua suocera o tra un po'? Tra un po'. Andiamo avanti con i cartoncini. Che ha detto di quella sera tua suocera? Mia suocera ha detto, non eri così scordinata. Però pensava che fossi Giulia Salemi all'inizio. Cioè, sperava lei, capito? Sperava che fossi quella, invece un'altra. Tre obiettivi per il futuro. Tre obiettivi, una vacanza con i miei bambini dove dico io. E dove dici tu? Guarda, in un posto lontanissimo. Bora Bora? No, in Sudafrica. Ma okay. Nessuno vuole venire. Posso tenerli io i tuoi figli mentre tu... Nessuno vuole venire. E poi mangiare una pizza napoletana buonissima, pazzesca, con la birra ghiacciata. Ma devo fare... E poi un terzo motivo... Non lo so, una spa. Ti serve un'amica? Io vengo con te. Due paure nella vita. Due paure nella vita, yeah.
Yagi, ecco perché resisto. Ci siamo capite. E l'altra? No, tutti gli aghi. Tutti gli aghi. Ok. Non potresti fare il personaggio di Doc? No, per carità, ma l'ho detto l'altro giorno all'ideatrice, alla Bugaccia, c'era anche il regista Ian Michelini a questa cena. Ho detto, ragazzi, complimenti pazzeschi, ma io la vostra serie non la posso guardare. Per fortuna fa il 28%, non hanno bisogno di me, ecco. Un'idea folle che hai avuto recentemente? Ah, di sparire e di lasciare i miei figli 10 giorni. Sai, c'è un film 10 giorni senza mamma. Ma sì. ho detto, ah no, ho la diretta, non posso farlo. Ma sarebbe stato un esperimento sociale pazzesco, ve lo dico. Tre cose cui non sai resistere. Ah, non so resistere agli struffoli, gnocchi alla sorrentina, quelli buoni, pazzeschi, meravigliosi. E non so resistere davanti ai sorrisi di mio marito quando mi fa arrabbiare. Oddio, questa tenerezza. Guarda, quella cosa lì mi manda i matti. Due cose che ti fanno ridere. Due cose, Massimo Troisi e i commenti di mia mamma. No, vabbè. Alle tue interviste, sì, ai personaggi, ma alle personaggi che vengono, quando incontra delle persone. Cioè, lei è una commentatrice. Adoro. Sì. Un film che ti fa piangere. Il colore viola. Grande film. Tre celebrità che adoreresti incontrare. Allora, vorrei incontrare Loretta Goggi, Mina e Taylor Swift. Tutte e tre insieme, te no, le immagini insieme tutte e tre insieme? No, insieme non ce la farei. E Mina che canta una canzone di Taylor Swift. Mamma mia, che con sogno! Con quella che le imita. No. Fantastico, fantastico. Due bugie che hai detto. Due bugie che hai detto, non te le dico. Oh. Non te le dico, ma le dico al prete più tardi che vado a messo. Un motivo per andare a Sanremo. Perché c'è una volta buona alle 14.05 su Rai 1 anche sabato, quindi seguiteci. Stai per partire! Da Piazza Colombo. Mi dicono che non si sente nulla, quindi già mi dicono che urlo. Mia mamma, no, il tono della voce è più bassa. Lo so, ma è il mio temperamento. Ma che te frega? No. No, semmai canta. Ma che canto? No, tutto tranne cantare. Guarda, rifaccio il balletto piuttosto. Rifaccio il balletto. Sono tantissime le canzoni che uno potrebbe scegliere per dire a quella di Sanremo che mi è piaciuta di più è questa, però io te lo chiedo lo stesso, c'hai qualche canzone di Sanremo che è nel cuore particolarmente significativa per te? Ora significativa, però Felicità mi piace tantissimo perché mi mette un'allegria pazzesca di Albano e Romina, anche perché per me loro sono la coppia, sono un po' nostalgica, va bene, andiamo avanti. È romantica lei, siamo agli antipodi, io sono cinicissima, no, tu sei romanticissima. Alla fine io lo sono proprio una pesciolina in questo. Bello. Sì. Poi Gianna. Gianna, ma non è rinata. Vabbè, che c'entra, ma io le sento, le continuo a sentire. Poi c'è Splash con la pesce di Martino, perché quella è proprio la canzone mia e di mio marito. Mio marito vuole stare al mare, io che voglio stare in città con lo smog. Cioè, però, siamo noi. E poi ultimamente ho rivalutato anche la canzone Clarinetto di Renzo Arbore. Di Renzo Arbore, ok. E poi Zitti e Buoni, quella la dico sempre ai miei figli, quindi... Cioè, i Maneskin sono in casa nostra praticamente. Quindi diciamo che 3 su 5 le abbiamo azzeccate. Vai col filmato! Gianna sosteneva tesi e illusioni. Gianna prometteva pare. Di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa, ma diverso da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro, no. Wow, grazie. Tutto questo per metterti a tuo agio, perché naturalmente... Che sta succedendo? Aiuto! Sembrava una domenica tranquilla. Qui mai. Ecco.
Ma... ti sei messa anche tutta questa camicia a bon ton, Francesca, cosa mi... Sì, un po' da vicepreside oggi. Sì, oggi mi piace, mi piace sempre. Così, magari un po' di clama, vabbè. Mia suocera bene. Direbbe Francesca, perfetta. Io e tua suocera. Sì, lo so. Ma infatti volevo chiederti, hai scelto gli outfit per Sanremo? Ma guarda, diciamo che poi è uno, sono sul palco, cioè, da Piazza Colombo, quindi è uno. Beh, deve essere scelto bene. Cioè, diciamo che coprispalla non mancherà, anche perché io non voglio sentire freddo. Una nonna. Metti la sciarpina, amore. Metti la sciarpina. No, perché te lo chiedo, sai, li farei vedere prima a lei? No, perché tanto me li boccia comunque. Dici? Sì, me li boccia. Infatti, risenti che cosa è capace di dirti a proposito della signora Mirella. Io adoro la signora Mirella. Con le sue perle. Come è vestita oggi Caterina, signora? Oggi è un disastro. Mi spiace. Perché ieri invece? No, ieri peggio. Però non è colpa di nessuno, Le scegli te i vestiti. Questo era quello di ieri. Bellissima. Ma è double fast, signora Mirella. Non le piace questa gonna? No, neanche la camicia, signora Mirella. C'era il fast sbagliato, si vede. Ah, questo. Questo è bellissimo. Sì. Beh, è un piacere ritrovarla in televisione. Forse hai sbagliato camicetta. Non le piace neanche la camicetta? Niente, non va bene niente. No, è sbagliata la... L'abbinamento. No, va bene. Va bene. Può andare bene, te stai sempre bene. Poi. È meravigliosa, signora Mirella. No, è meravigliosa perché... come tutte le suocere, prima ti distrugge, poi ti ricrea. Sì, ha 90 anni, la signora Mirella. È fantastica. No, ma poi... tu cosa farai a Sanremo? Condurrò il mio spazio dalle 2 alle 4. Ci saranno tanti cantanti in gara che verranno a cantare appunto la loro canzone in concorso a Sanremo da Piazza Colombo, in diretta, balleremo. Ho detto chiamate anche Joy Rina, sai, là, il marito e moglie che fanno ballare tutti sui social. Sì, quindi, sono simpaticissimi. Sì, un po' di caciara, così, un po' di divertimento. Poi durante la settimana seguiremo, ci sarà Gio Squillo come inviato insieme a Rosanna Caccio e altre persone che seguono sempre il programma. Insomma, sarà una festa, Francesca. E se tu un giorno tu condurrai Sanremo, scegliti già l'ospite internazionale. Vabbè, ma io non voglio essere ripetitiva. Non vuoi dire Taylor Swift, ragazzi. Vabbè, è lei che ci avrà 100 anni. Ma no. Allora, grazie signora che l'ha capito adesso. Prova a spiegare a casa chi è Taylor Swift. Taylor Swift è una ragazza che ormai è cresciuta anche lei, che da sempre ha cominciato a cantare canzoni country, ma poi nel frattempo ha switchato, quindi è stata brava perché è stata contemporanea. È una ragazza molto semplice, dove è diventata famosissima a livello mondiale senza gossip, senza fidanzati famosi, senza etichette discografiche importanti, bellissima, ha sempre usato con gli outfit, ha le amiche da sempre, sono sempre le stesse e noi la amiamo. Aggiungiamo che sposta un bacino di voti pari a... Beh, si dice 25 milioni. Sì, però io la seguo da quando venne da Linus nel 2010. Sì, no, nel senso che l'impero che ha costruito anche in termini di credibilità rispetto al suo pubblico e poi sposta il PIL, si calcola intorno a 1,5 punti. Sì. PIL americano. Americano, cioè, non quello italiano che per spostarlo. Che poi ci dimentichiamo dove abitiamo. Siediti. Sentite, io le farei fare queste domande. Che mi vuoi fare? Due o tre. Che succede? Davvero? Due o tre? Cosa Just dopo? Only... Ah, non ce l'abbiamo. Perché non ce l'abbiamo? Perché devo tornare. Allora, vabbè, sono pronta per farti il regalo. Io avevo capito che ci potevano c'è un stare, regalo? Mannaggia, mi dispiace. Sì, c'è un regalo per te. Apriamo la ruota. Ma che ricchezza! Così, in attesa di presentare il prossimo Festival di Sanremo. No, amore, che bello! Il cartonato di Taylor Swift!
successivo. E allora, l'obiettivo Sanremo 2080 è risolto. Così ogni tanto grazie. Parli, ti confronti sì, con lei. Sì, le parlo e ti dico grazie Taylor di esistere. Vendono tutte ste robe sui... Ma Francesca, ma tu non la conoscevi? Non ho capito. No, adesso vi dico, io e Caterina siamo così diverse, anche se la adoro, che non riesco a sentire manco una canzone io di Taylor Swift. Cioè chiudo dopo, switcho dopo ma due secondi. Ma non puoi, ma dice delle cose fantastiche. È quello il problema. Caterina Balivo!